Piacere di sentirlo a Carpenedro è un altro piacere. C'è un po' di strip, ce l'hai? Preferisci l'asta senza? Senza, tutti senza asta, ma da saperlo non la portavamo anche. La prossima volta non serve. La strizza c'è sempre. Cioè, ma è normale, quando si sale su un palco inizia un po' quel brividino, succede anche noi, anche noi. Sembra facile, anche noi che presentiamo, dici, vai, sale sul palco, dici dopo, no, invece c'è sempre un po' di agitazione, un po' di timore. Verissimo, cioè. Verissimo. Come va innanzitutto lì sul pubblico, tutto bene? Sì. I cantanti? Sono bravi? Bravi. Bravi, oh, questa è una cosa... E dietro il panorama? Bellissimo. E Maurizio? No. Maurizio è il migliore. No, no, ti ringrazio. Allora, cosa ci fai sentire questa sera? So, una bellissima canzone. Sì, questa sera voglio proporre il mio solito omaggio a Lucio Dalla, però ho scelto La Sera dei Miracoli perché mi sono informato e miracolo sembra che dal latino miraculum significhi cosa meravigliosa. Secondo voi? Più di così non si può. più di così non si può. Allora, dei miracoli. Tiziano Maifredi. Grazie. Sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, e lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, è tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar, galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà, ma aver paura ma stare un poco attento, a due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone, lontana la luce di
diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. È una nave che sta ritorno per portarci a dormire. Adesso. Grazie a te.